Time Records presenta Time 35, la forza di una passione. 35 anni di Time, raccontati attraverso alcuni dei suoi più grandi successi. Time 35. Ciao, sono Enrico Danesi, al mio fianco c'è Giacomo Maiolini, produttore discografico bresciano che ha fatto e fa ballare il mondo, master and commander di Time Record, l'etichetta bresciana che celebra in questo 2019 il suo 35esimo compleanno. Con Giacomo ricostruiamo da qualche giorno un percorso indubbiamente esaltante che dagli esordi disco passa attraverso l'house, arriva alla post dance con un gruppo di successi che si sono imposti in ogni angolo del pianeta. Siamo certi che riconoscerete fin dalle prime note tutti i successi a firma Time. Giacomo, ti parlo di un progetto esotico che metteva insieme un americano, Don Omar, e un portoghese, Lucenzo, che nel 2010 realizzarono Danza Kuduro. Ma qui c'è una storia che precede il reggaeton, i Caraibi, le atmosfere estive e che è legato ad altri forse sì, autori. Perché Lucenzo pubblica lo stesso disco assieme a Bigali dal titolo When Danzar Kuduro l'anno precedente e non succede il nulla. Cosa succede? Succede che nella primavera, inizio estate del 2010, riesce questo disco con Don Omar e noi riusciamo ad acquisire la licenza, perché inizialmente pensavamo, in quanto il precedente con Bigali non era il nostro, pensavamo di non potercela fare. Invece il produttore ci dice che è libero e da lì mi ricorderò sempre che quella mattina ero a Roma, ho detto assolutamente questo disco deve essere nostro, prendiamo i diritti e beh, che dire, il disco diventa il numero uno assoluto dell'estate del 2010, inoltre viene inserito nella colonna sonora di Fast and Furious 5. Ecco Giacomo, se uno guardasse ai tempi dei tuoi esordi, quando i tuoi riferimenti musicali, le tue passioni erano soprattutto legate alla high energy, col tempo arriviamo a brani come questi che sono chiaramente diversi. Qual è il criterio che ti muove nella scelta? Sempre l'idea che un brano possa essere un successo o comunque l'elemento del genere mantiene una certa importanza nelle scelte che tu fai? Secondo me è una questione, come lo era, come lo è stato sin dall'inizio, di sensibilità. E la sensibilità che mi muove a decidere se un brano può essere un successo o meno. Tutto dipende dal momento in cui ascolto il disco e l'emozione che provoca in me. E te lo immagini proiettato in classifica. Esatto, esatto. Time Records presenta Time 35, la forza di una passione. Sola, da media vuelta, danza Kuduro.
presenta Time 35, l'evento 26 settembre 2019, Molo Brescia. Time 35, conduce Rudy Zerbi, con lui DJ nazionali e internazionali, artisti, conduttori radiofonici e televisivi. Per informazioni e accessi www.timerec.it. Time 35, la forza di una passione.